Dunque, sono le 6:30, siamo svegli dalle 5 e siamo in viaggio, destinazione Savona. Si parte e quindi vi voglio portare con noi in questo lungo, lungo viaggio. Il viaggio sarà veramente lungo, quindi spero passi veloce. E niente, ci siamo già fermati per fare colazione e proseguiamo il lungo cammino verso l'Italia, destinazione, come ho detto, Savona. Sono ancora molto addormentato, ho dormito forse 4 ore oggi. La faccia è di quella che non hanno praticamente dormito, però spero che questo viaggio vada tutto bene e ci sentiamo dopo. No, guardate che meraviglia, è proprio il sogno svizzero, no, bellissimo, lì c'è pure gente che sta facendo una pausa, no, è bellissimo. Arrivati finalmente, ecco qui siamo arrivati, siamo entrati dentro la cabina, questa è la camera, qui c'è il bagno che in questo momento è occupato, semplice però molto carina, per terra è così, la trovo molto molto carina, dai, pulita, qui ci sono io, c'è uno specchio e poi abbiamo preso quella esterna con la finestra, siamo morti, stanchi morti. Dicevo che siamo stanchi, morti, si vede anche dalla faccia. Madonna, aiuto, siamo completamente sudati, c'è caldissimo. Adesso però siamo qua, abbiamo la nostra camera, ci rinfreschiamo un po' e poi andiamo fuori e ci rilassiamo. Finalmente siamo in vacanza. Questo è il bagno, piccolino, c'è l'essenziale, però mi piace il pavimento, lo trovo, oh, vabbè, carino, non so. Doccia, servizi igienici e le cose tipiche che si trovano qui, però vabbè, ho comunque le mie cose qui. Ho portato tutti i miei bagnoschiumi, quindi non è che mi serva molto.
Ciao a tutti, eccomi ritrovata dopo un paio di giorni di arrivo qui in Sardegna. Abbiamo iniziato a girare tutte le spiagge della zona, riprenderò a filmare un po' tutto, però oggi abbiamo deciso di fare questa escursione che ovviamente avevo prenotato già da un po' di tempo e abbiamo deciso di venire qui a Santa Maria Navarrese, dove io non ero mai stata, nonostante io fossi sarda, però non avevo mai visitato questo posto ed ero veramente entusiasta perché abbiamo deciso di rimanere qui 3 giorni. Abbiamo preso un hotel qui e adesso vi faccio vedere anche la stanza e nei prossimi giorni, cioè domani mattina, avremo un'escursione con una barca che ci porterà nelle spiagge più belle di questa zona, quindi la famosa Cala Mariolo, visiteremo Cala Golorizze, vedremo Cala Sisine, eccetera, quindi non vedo l'ora proprio di fare questa escursione con questa barca e poi vi farò vedere anche qual è la barca e quindi se magari vi interessa e volete fare la stessa escursione vi darò delle informazioni. Comunque adesso vi faccio vedere la stanza di questo hotel e poi ci vediamo dopo. Ovviamente mi vedete in questo stato completamente sfatta perché siamo appena tornati dal mare, siamo arrivati qua verso le 3 del pomeriggio, siamo partiti un po' tardi da casa, dalla casa dove viviamo noi, dista praticamente 2 orette di macchina, quindi l'abbiamo presa con calma, siamo arrivati qua alle 3 e siamo andati direttamente in spiaggia, la spiaggia da qui dista praticamente 2 minuti a piedi, quindi va benissimo. Siamo ritornati adesso in stanza, aspetto di farmi la doccia nel mentre c'è il mio ragazzo che si fa la doccia e vi faccio vedere la stanza. Allora, c'è un po' di buio perché ho chiuso tutto perché fuori c'è veramente tanto caldo, però questa è la porta d'ingresso, quindi noi ci giriamo qua e questa praticamente è la stanza, non notare il casino che c'è lì, ma siamo arrivati e siamo andati subito al mare. Qui c'è la porta del bagno, poi qui invece abbiamo un armadio molto grande dove ci sono anche delle coperte nel caso ci servissero, c'è molto caldo fuori ma qui c'è molto fresco perché abbiamo per fortuna il condizionatore, poi una sedia per appendere un po' tutto, qui c'è lo specchio, sono ancora in costume perché ovviamente siamo appena arrivati, poi qui potete vedere il letto molto molto spazioso, abbiamo i cassettini, comodini, telefono e anche dall'altra parte, poi abbiamo questa finestra piccolina, condizionatore e qui invece c'è una porta, una porta finestra e poi dopo vi faccio vedere, poi qui abbiamo come potete vedere una sorta di scrivania dove abbiamo ormai messo tutte le nostre cose e poi qui c'è una piccola TV che probabilmente non accenderemo nemmeno. Comunque qui poi abbiamo visto che abbiamo trovato proprio l'itinerario che faremo proprio domani, che praticamente è fuori rotta charter, si chiama così, e poi domani vi farò vedere nel dettaglio tutto quello che vedremo. Questo hotel è l'hotel Santa Maria, si trova proprio al centro di Santa Maria Navarrese e poi per finire questo è praticamente il nostro balconcino, il nostro terrazzino, lì ho già steso i nostri teli mare, è molto molto carino, molto tranquillo, da questa zona qui fresca, lì ci sono i tavolini dove sicuramente faremo colazione domani e qui invece c'è, io non apro perché c'è veramente caldo fuori, però qua potete vedere che c'è un tavolino dove magari possiamo sederci per rilassarci e niente, questo è il nostro hotel.
Comunque siamo a Cala dei Gabbiani, che è l'ultima delle spiagge che possiamo dove possiamo arrivare con l'escursione. È inutile dire che sono stupende tutte le spiagge, questa in particolare perché ad una certa ora arrivano tutte le barche delle barche delle escursioni oppure i gommoni e portano via le persone. In questo momento forse rimane soltanto la nostra di barca che deve arrivare, e quindi è praticamente vuota, c'è pochissima gente. Vabbè, penso non ci sia nulla da aggiungere, le immagini parlano e commentano da sole, bellissimo, è veramente meraviglioso. Allora, consiglio di portare delle ciabattine oppure anche delle scarpe un po' comode, quelle da mare, perché per terra, come potete vedere, non c'è sabbia, ma sono praticamente delle pietruline, ecco qua, e fanno un po' male, ecco, però per il resto veramente, cioè, io sono incantata, bellissimo. E poi oltretutto non serve nemmeno l'ombrellone, perché ci sono queste rocce così. Allora, adesso sono le 4 e un quarto del pomeriggio e praticamente le rocce coprono praticamente tutta la spiaggia e quindi c'è l'ombra ed è bellissimo. Noi infatti l'ombrellone non l'abbiamo nemmeno messo perché non serve. Guardate, cioè, io non so come dirlo, ma sono veramente contenta, è veramente bellissimo. Io sono nata in Sardegna e ho visto tantissime spiagge, ma non ho mai visto delle spiagge così belle. È la prima volta che vengo qui in queste calette e veramente sono veramente felice e consiglio a tutti di fare questa esperienza, perché veramente ne vale veramente la pena, bellissimo. Allora, lì lontano, come potete vedere, quella è la nostra barca, praticamente ci ha fermato in tutte le calette e poi ci aspetta lì e alle 4 viene per prenderci. E niente, io vi consiglio veramente di fare un'escursione così con la barca. L'escursione ha un pranzo compreso, antipasto, primo, frutta, eccetera, poi c'è anche un aperitivo e poi alla fine c'è pure un dolce, quindi veramente vi dico che è un sogno, bellissimo, più comodo di così veramente, no, bellissimo.